Ragazze, eccoci con un altro video haul. Volevo farvi vedere quello che ho comprato su AliExpress. Ho dei regalino, il regalino anzi, che mi ha fatto Fabio per Pasqua e non sono state le uova di cioccolato, anche se, adesso qua è di qua Fabio, avrei voluto un bel Kinder. Anche io? Va bene. Altre cosine tipo vestitini che vi farò vedere, magari indossati, magari no, vi farò vedere sicuramente indossati. Allora, iniziamo subito, subitissimo con gli acquisti che ho fatto da AliExpress. Ho comprato un botto di occhiali, molti mi sono arrivati, altri ancora no, però ci hanno messo veramente pochissimo ad arrivare. E ho preso degli occhiali super mega strafighi e ve li voglio far vedere. Il primo è questo, adesso vedrete anche la videocamera davanti, ma va bene lo stesso. Sono tutti specchiati perché a me piacciono specchiati. Vabbè, lasciate stare i capelli che mi sono appena finita di fare la doccia e ho un po' i capelli un po' così. Comunque, sono fighissimi. Questi qua hanno un po' lo specchio sull'argento verde rosa. Poi li ho presi uguali. E mi sono arrivati praticamente senza neanche, cioè, perfetti, intatti. Vedete, questi qua sono sul verde e sul blu, ma sono molto più accesi di quelli che vedete voi, ok? E sono stupendi. Oddio, guardate quanto sono belli. Sì, sono fighissimi. Questi con i capelli raccolti stanno di tantissimo, di brutto, so dire. Va bene. E poi vi faccio vedere quest'altri due paia di occhiali. Adoro, sono uguali, soltanto che hanno questa forma che io adoro. Vi faccio vedere, sono a punta, ok? E questi sono specchiati rosa. E vi ho detto tutto. E poi ovviamente classici, molto simili a quelli che avevo preso da Primark, specchiati ma neri. E adoro anche questi. E fate conto che li avrò pagati. Quanto li ho pagati? Massimo 2 euro. Neanche 2 euro l'uno e mi sono arrivati per come utilizzo io gli occhiali, quindi proprio sono di battaglia che mi durano praticamente un anno barra due se sono fortunata e non li perdo, non li rompo, sono perfetti perché comunque non li utilizzo come occhiali da vista, quindi che li tengo sempre addosso, ma di bellezza, quindi li utilizzo ogni tanto, se proprio c'è il sole che allora me li metto, però in linea di massima li tengo per bellezza. E vi faccio vedere un ultimo occhiaio da sole. Porca miseria. L'ultimo occhiale da sole che ho preso è questo qua di Primark, l'ho pagato 4 euro e anche questo è bellissimo. Io adoro gli occhiali di Primark, costano veramente poco, sono fatti bene, molto resistenti e no, ma sono proprio belli. E mi hanno detto che sono simili ai Ray-Ban, quindi perfetto. Cioè, guardate quanta bellezza in un solo paio di occhiali. Comunque. Io adoro gli occhiali, adoro variare, quindi preferisco spendere poco. Vi lascerò qua sotto i link dei, se volete, quelli di AliExpress. Mi faccio passare perché li ho comprati con il canale di Fabio, con il link di Fabio. Come si può dire? Oggi L'account. l'account di Fabio, oggi non so parlare. Vi faccio vedere le tre magliettine che mi ha inviato un sito che vi lascio qua sotto nell'info box. Allora. Ho preso diversi colori, le volevo prendere tutti neri, ma soltanto perché volevo farveli vedere appunto con le diverse colorazioni. Ho preso questa tunichina molto carina, la taglia che ho preso è la M, però in realtà sono abbastanza larghe, quindi per chi è più magrolina, eccetera, di me ovviamente, vi consiglio di non abbondare con le taglie. Comunque è una M ed è una tunica fantastica, super morbida, carina. Io queste qua le utilizzo perché sia d'estate che d'inverno, magari d'inverno con una canottierina sotto, d'estate senza perché è leggerissima. Non vi dico che è trasparente, ma quasi. E mi piacciono i dettagli appunto con questo pizzettino davanti, è molto estiva. Ho voluto prendere appunto tutte queste magliettine che hanno questi davanti. E il materiale è questo qua, è completamente diverso, molto simile a effetto costume. Non amo tantissimo questa tipologia di materiale. In realtà la maglietta è fatta bene. Io come tessuto non lo amo, è un materiale che fa un po' sudare e non mi piace. Comunque la maglietta in sé è molto carina. È questo di blu elettrico che voi vedete forse. È un blu scuro ma elettrico e forse voi lo vedete ancora più elettrico, ecco.
E no, è veramente bella, molto lunga e semplice. Sono queste magliettine semplici che sono carine proprio perché sono semplici. C'hanno quel dettaglio dell'incrocio che la rende un po' più particolare. E anche questo ho preso la M. Questa a differenza dell'altra veste giusta. Ultima magliettina che ho preso, sempre della stessa tipologia, è questa qui. Questa qua l'adoro, penso sia la magliettina più classica, semplice che esista al mondo e ha anche il cappuccio. Infatti è una magliettina molto molto lunga, quindi da utilizzare magari con dei pantacollant. O comunque dei leggings o jeggings comunque abbastanza aderenti, quindi perché copre un po' di più, quindi ci sta. Ha sempre l'incrocio, in questo caso è tessuto e quindi lo preferisco, quindi tipo cotone, adesso non so se è cotone però per farvi capire il tessuto sintetico, ma di cotone ha senso tutto nella mia vita. Comunque, e anche il cappuccio. Comunque, vedete il cappuccio fatto così, e anche questa è una M, e questa qua come M mi sembra abbastanza giusta. Poi, vi faccio vedere il mio regalino che ho ricevuto appunto per Pasqua. Lo volevo da un po', ci stavo pensando, eccetera. Io l'ho detto a Fabio. Ho detto poi guardo bene su internet qual è il migliore, tra virgolette, e lo compriamo. Lui l'ha preso da Amazon ed è questo qua, questo orologino qui che ti conta praticamente i passi, ti conta le calorie, ti conta... cosa ti conta? oddio, ti fa il sonno, ti controlla il sonno. Si dice così, non lo so, comunque ti avvisa quando qualcuno ti sta chiamando, quando ti arriva un messaggio, cos'altro fa? Me lo ricordo. Fate conto che l'ho attivato ieri perché oggi è Pasquetta. L'ho guardato ieri, l'ho messo su e bisogna scaricare l'app VeriFit, credo si chiami così, sì, ce l'ho. Si chiama VeriFit e ho scaricato anche la VeriFit 2.0, ma non so che cosa cambi. Devo forse l'estetica dell'app, perché vedo solo quello, l'unica differenza. Comunque, me lo devo studiare bene e sono veramente contenta. Mi piace tantissimo, oltre a fare appunto l'orologio, perché questa cosa non l'ho detta. Che forse è l'unica questione che dovrei fare. Ma è anche carino esteticamente perché è piccolino, vedete? Adesso ve l'accendo, ha solo due pulsantini. E poi vedete, potete cambiare i battiti, i passi, le calorie, cerca l'iPhone se non lo trovate, ecco. E, no, veramente, veramente, veramente carino. E quindi grazie Fabio. Grazie. Prego. Prego. Il costo. Mi hai detto che l'hai trovato con l'offerta? Mi hai detto che costava 60 euro e l'ha pagato 30. 50 euro e l'ha pagato 30. Comunque ce ne sono anche di più economici. Ah, me l'ho tirato in faccia. Ce ne sono anche di più economici. E ma anche di più costosi, ovviamente. Però nel senso che fanno le stesse cose, magari anche un po' più economici, magari non c'è la storia della chiamata, però il contacalorie, queste cose così, ce li hai. E infine, vi faccio vedere l'ultimo prodotto che in realtà vi ho già mostrato in un video vlog. Perché lo sto utilizzando in questo periodo ed è la crema che sto utilizzando, appunto. È della marca Veana, fatta così, faccio vedere. Ed è una crema. Sinceramente, vi ripeto, me l'hanno inviata, ve l'avevo già detto anche nel video. La sto utilizzando, mi piace particolarmente. Io adoro le creme, nel senso che io sono proprio una patita. Metto la crema 2 volte al giorno, sicuramente, quindi alla mattina e alla sera quando mi strucco. E poi, beh, se sono truccata non me la vado a rispalmare in faccia. Però, in linea di massima, se sono a casa, a me piace avere la pelle idratata. Infatti, rompo spessissimo le palle anche a Fabio. Questa è una crema molto molto leggera, quindi giusta per questo periodo e mi piace perché il profumo è classico. Ha un pizzico di quella sensazione di limone, non so come spiegarvelo. Sapete quell'agrume un po' più... sì, un po' di che fa effetto freschezza, ecco quello lì. È molto idratante, nel senso per essere leggera è molto idratante. Si asciuga molto facilmente e inoltre a me piace tantissimo il fatto che il packaging sia così, quindi che si chiude girando, è una cosa fighissima. Un po' plasticoso
come packaging, ecco, nel senso che non è di un buon materiale, secondo me è un po' di plastica, però in linea di massima è carino come confezione ed è una crema anti-rosacea, quindi per quei rossori è una specie di acne, per farvi capire in teoria la rosacea che però prende come rossore. In realtà io poi andando a leggere un po' sul sito, eccetera, ho letto che va bene proprio per i rossori, comunque un po' allenire, si dice così, i rossori che ti vengono magari col freddo o con il troppo caldo, sapete, no? Nulla, io la sto provando, me l'hanno inviata, ve la faccio vedere perché sono corretta, ok? Però ve la sto usando, mi hanno inviato anche come tester il loro siero e l'ho utilizzato. Sinceramente io i sieri li utilizzo ma non vedo l'efficacia, non so per quale motivo, perché io più che altro la crema la utilizzo come idratante, quindi in linea di massima per i rossori un po' a lenire eccetera, non lo so, perché utilizzando il fondotinta lo vedo meno. Ho dei rossori su tutta la pelle quindi la sto utilizzando, però che vada un po' a lenire vedo moltissimo questo effetto e soprattutto io i sieri, mettendo pure la crema, spero faccia comunque un aiuto in più, però non me ne rendo conto. E in più mi hanno inviato un fondotinta minerale perché anche loro fanno queste cosine qua, quindi fondotinta, sieri, creme, quindi non l'ho ancora provato, se devo essere sincera, io odio un po' il minerale, però vi faccio vedere che hanno questi prodotti un po' più naturali. E nulla, io in realtà ho fatto questo video così tanto per tenermi compagnia, visto che settimana prossima partirò per Berlino e quindi non caricherò nessun video e mi dispiace lasciarvi proprio il buco, quindi ho accumulato un po' queste cosine qua, infatti anche ho comprato altri occhiali, eccetera, sicuramente farò acquisti a Berlino, quindi vi farò vedere tutto più avanti quando mi arriverà e cioè mi arriverà quando mi arriveranno gli occhiali, quando quello che ho comprato a Berlino, ecco. Quindi ci vediamo con i prossimi video e un bacione. Ciao!